Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme un metodo per raddoppiare il tuo numero di ripetizioni alla sbarra, ovvero raddoppiare il tuo massimale attuale. Dunque, come già visto anche per lo stesso metodo per raddoppiare ma applicato ai push-up, se non hai ancora visto quel video ti consiglio di andare a vederlo, un metodo che grosso modo applica le stesse logiche ma con dei piccoli accorgimenti. Diamo per scontato che grosso modo chi vuole aumentare le proprie prestazioni nelle trazioni generalmente sono soggetti che hanno poche ripetizioni, 5, 6, 7 ripetizioni come massimale, e raddoppiare significa portarsi a 10, 11, 12 e poco oltre. Grosso modo la casistica media si attesta attorno a questi numeri, quindi parliamo di basse, medie ripetizioni. Nel metodo dei push-up, grosso modo, uno quando vuole raddoppiare il proprio massimale ambisce a arrivare a 40, 50, quindi parliamo già di alte, altissime ripetizioni, e quindi ecco che qua ci sono dei piccoli accorgimenti, delle piccole differenze. Ma la logica è sempre la stessa: si prende il proprio massimale attuale, lo si bufferizza, ovvero si tengono per le proprie serie di lavoro un certo margine prima di arrivare a cedimento, e su questo si fa volume. E questo è il frame generale. Supponiamo di avere 7 ripetizioni come massimale, quindi noi bufferizziamo di un 20-30%, quindi le nostre serie di lavoro saranno impostate a serie multiple per 4-5 ripetizioni, e una volta impostato queste serie di lavoro, noi complessivamente nella seduta andremo a fare un lavoro 4 volte superiore al volume target che vogliamo raggiungere. Ricordati, nei push-up, visto che eravamo in alte, altissime ripetizioni, andavamo a fare un volume totale doppio rispetto a quello che era il nostro volume target da raggiungere. Qua siamo invece in un ambito di basse, medie ripetizioni, quindi il volume totale sarà 4 volte superiore al target, al nostro obiettivo finale. Il nostro massimale attuale è 7 ripetizioni. Il nostro volume finale da raggiungere, la nostra prestazione sarà 14, quindi 14 per 4. Quanto fa 14 per 4? Il nostro volume totale per seduta sarà 56 ripetizioni, suddiviso appunto nelle nostre serie multiple da 4-5 ripetizioni. Supponendo di portare le nostre serie di lavoro a 5 colpi, dovremo fare 11-12 serie per seduta, quindi un bel volume in termini di numero di set. Facciamo anche dei recuperi abbastanza ampi, e chiaramente all'inizio l'obiettivo iniziale sarà quello di chiudere tutte queste serie di lavoro mantenendo le reps prefissate. Poi, raggiunto questo primo target, cerchiamo di alzare l'asticella, quindi andare a fare poi tutti questi set di lavoro, 10-11-12 set, aumentando di una ripetizione, e poi il secondo obiettivo sarà appunto quello di chiudere poi questo secondo target. Bene ragazzi, con questo è tutto. Se c'è qualcosa che vuoi chiedermi, lasciamelo scritto qua sotto nei commenti. Ma come avrai capito, guardando anche un po' i miei video, le logiche per poi aumentare, incrementare le proprie prestazioni sono poi sempre quelle. Si valuta il proprio livello attuale, coerentemente con questo ci si va a prefissare un obiettivo logico e coerente, e poi si bufferizza in base al proprio livello attuale, e su questo si fa volume di lavoro. Poi ci possono essere varie sfumature, ma grosso modo il framework di lavoro è questo qua. Con questo è proprio tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!